Avete conservato tutti questo? È il biglietto per accedere? No, lo chiedo perché io li conservo tutti i biglietti degli eventi per la gioia di mia moglie Irene e io dico che ha un valore affettivo comunque quel biglietto, però credo, almeno potenzialmente, che l'anno prossimo, per esempio, il TEDx di Cremona potrebbe avere un biglietto che ha un valore anche economico. Provo a spiegarvelo partendo da me e partendo da questa frase che ho letto qualche settimana fa, che dice, di un poeta, che dice sostanzialmente che le esperienze e le passioni che scopriamo nei primi 20 anni sono le più importanti per tutta la nostra vita, a prescindere da quanti anni poi viviamo. Io ho passato i 40 anni da poco e ho cominciato a chiedermi se è vero. Ho cominciato a pensare alla musica. Beh, effettivamente i musicisti che ascoltavo nei primi 20 anni, ancora oggi le canzoni sono le mie preferite. E poi ho pensato alle altre passioni, il basket. E il basket effettivamente anche oggi mi piace, seguo, mi piace Doncic, mi piace LeBron James, però per me il basket è lui, è Michael Jordan per me, perché sono cresciuto in quel periodo lì. E un'altra passione è l'informatica, il computer. Questo qui è il primo Atari che ho avuto, poi da lì il PC con internet e da piccolo nerd quale ero e da nerd che comunque sono rimasto un po' più cresciuto e con internet cercavo di scoprire quello che sarebbe successo, che non l'aveva capito nessuno se non David Bowie e pochi altri artisti, cioè tutta la rivoluzione che c'è stata successivamente. Ma i primi 20 anni della mia vita sono stati contraddistinti anche dal cambiamento, cambiamento inteso come case, perché ne ho cambiate più di 11 o 12, e cambiamento nel senso che i miei genitori, appena nato, dopo 8 mesi, hanno deciso di trasferirsi dalla parte opposta del pianeta, da Roma a Macao, cioè Cina, Hong Kong. Ed è stato, insomma, abbastanza difficile. E i miei genitori mi raccontavano che ero preoccupati perché a 3 anni ancora non sapevo parlare. Però del resto in casa parlavano italiano, a scuola cinese, i vicini erano portoghesi e australiani, insomma era abbastanza complesso. E però questa voglia di scoprire, di vedere dei nuovi mondi uniti alla tecnologia, mi sono accorto che effettivamente, che era quello dei primi 20 anni, ancora oggi lo porto avanti e lo porto avanti nel mio lavoro. E la nuova frontiera tecnologica, credo che siano gli NFT. Allora, tranquilli che non vi farò una spiegazione tecnica di cosa siano, però questa qua che vedete è un'immagine. Questa che vediamo è un'immagine, è un volgarissimo JPEG, se volete. In verità è collegato a un NFT e questo NFT è stato venduto per 69 milioni. 69 milioni ed è successo un anno e mezzo fa. Probabilmente è stato uno spartiacque, cioè da quel momento le persone di questo settore hanno cominciato a dire, beh, non può essere un fenomeno passeggero, momentaneo, perché tra l'altro gli NFT si scrivono su blockchain e si scambiano con le criptovalute. E quindi uno a un certo punto potrebbe pensare, va bene, il deep web, le cripto, chissà. No, è stato battuto all'asta da Christie's, cioè una delle più grosse case d'asta al mondo. E per chi ha sentito poche volte parlare di blockchain e criptovalute, magari sui giornali, dove se va bene si cita come speculazione o truffa, vi dico che in verità la blockchain e le criptovalute sono nate per tutt'altro e tutt'oggi svolgono anche altre funzioni. Poi ci sono anche le truffe, perché quando ci sono delle nuove tecnologie è così. E facciamo un salto indietro alla fine degli anni 80, c'era un movimento detti cypherpunks, cypher crittografia. Queste persone, già alla fine degli anni 80, avevano intuito che c'è qualcosa che non va con il proliferare dei dati. Prima con il computer, poi con le reti, poi con internet, ma l'avevano già intuito. Non va bene, a me non sta bene che i miei dati, che possano essere visibili a degli ospedali, a dei militari, a dei governi, a chi che sia. Per cui dobbiamo trovare un modo per crittografarli, per diventare di nuovo padroni dei nostri dati. E decidere noi quando mostrarli e quando no. Ora, questa è la copertina di Wired, giornale del 93, e parla di ribelli con una causa, che è appunto la nostra privacy e i nostri dati. Erano dei ribelli, ma erano degli accademici, erano degli imprenditori, erano dei manager, cioè dentro c'era, cioè, tra le varie persone che ci sono cresciute dentro, tutte le persone di Wikileaks, Julian Assange, abbiamo dei grandissimi fondatori di aziende, e poi abbiamo Satoshi Nakamoto, che non sappiamo se è una donna, se è un uomo, se è un gruppo di persone, è uno pseudonimo, ma quello che sappiamo è che nel 2009,
da genio, ha inventato Bitcoin. Ha detto: ho inventato un sistema di pagamenti peer-to-peer, di transazioni peer-to-peer. Quello che è importante sottolineare è che è una rete completamente decentralizzata. Cioè non c'è un centro, non c'è qualcuno che autorizza, come una banca. E per noi che scambiamo cripto è abbastanza normale. Però io mi immagino un ragazzo piccolo di oggi, come mio figlio Francesco, per esempio, che ha 8 anni, fra 10 anni sono convinto che mi dirà: papà, ma davvero nel 2022 tu, se dovevi mandare i soldi alla zia, cioè a mia sorella, tu dovevi collegarti a un'app di una banca, chiedere l'autorizzazione, forse prima delle 16:30, sabato e domenica no, e poi il giorno dopo, cioè, avete capito, follia. E probabilmente sarà così. Comunque, rete decentralizzata per le transazioni che avvengono in automatico, senza che nessuno le autorizzi. Da lì poi abbiamo un nome e un cognome del genio in questione, che è Vitalik Buterin, un ragazzo canadese, un programmatore. Suo papà è appassionato di Bitcoin e gliene parla. E lui fa: wow, rete decentralizzata per le transazioni. Ma da programmatore dice: ma se questa rete decentralizzata, oltre che fare le transazioni, li facessimo fare proprio delle applicazioni che in automatico avvengono, quelli che vengono chiamati smart contract, ecco, è la nascita di Ethereum, che è la seconda blockchain più grossa al mondo, ed è soprattutto la base sulla quale nascono la maggior parte degli NFT. Non dirò nulla di tecnico, l'ho già detto, ma quello che ci tengo a sottolineare è che non è un NFT, non è un'immagine, non è un file audio, non è un file video, è un certificato digitale al quale noi possiamo legare naturalmente immagini, video, audio o altri file digitali. Ma per la prima volta nella storia del digitale noi possiamo dare un'unicità a un file. Noi oggi per la prima volta possiamo dire chi è il proprietario, chi era il proprietario la settimana scorsa e magari per quanti soldi se lo sono scambiato, e addirittura chi è colui il quale ha creato questo NFT, artista, brand, azienda, chi vogliamo. E chi lo ha creato ha facoltà di decidere una royalty, una percentuale, che guadagnerà per tutte le successive rivendite future. Capite, nel mercato dell'arte che rivoluzione. Perché è dai tempi di Napster e Torrent, adesso lo dico per gli over 20, c'è una telecamera, quindi non dirò che con Napster scaricavamo, no? Video, audio, foto, ce le ricordiamo abbastanza, perché eravamo diventati maghi del copia e incolla. Ma di chi è quel file lì? Ma chi se ne frega, copia e incolla, lo passo a un amico, lo passo a qualcun altro. Ecco, da adesso abbiamo un modo per dire quel file lì per la prima volta di chi è. E è nato dall'arte, come spesso accade con tutte le nuove tecnologie, ma ormai il mondo degli NFT si sta allargando a tantissimi mercati. La rivoluzione più grossa è proprio il rapporto che c'è con chi ha l'NFT. Io faccio progetti di NFT e con i primi che ho fatto ricordo delle persone che mi dicono: Diego, ma chi ha comprato il mio NFT non è più solo un fan, un cliente o uno spettatore, è quasi un socio. Perché quasi un socio? Perché tanto ha investito dei soldi. E io, se quell'NFT aumenta di prezzo, sono contento intanto perché è scritto su blockchain, è scritto sulla pietra, rimane per sempre e tutti lo possono vedere. Ma se aumenta il prezzo e viene scambiato, io ci guadagno. E d'altro canto, la persona che ha l'NFT, se aumenta il prezzo dell'NFT, è contenta perché può rivenderlo liberamente, immediatamente. Dovremmo trovare una parola che sta in mezzo tra fan, cliente, spettatore e socio. E poi noi nerd, insomma, questa parola ce l'abbiamo già, è in inglese, si chiama holder. Per cui se io dico che sono holder di un particolare NFT o progetto, ci capiamo già, non sono un fan di, sono un holder, sono un qualcosa di più. E naturalmente non mancano i problemi, e quando presento i progetti spesso sento mille obiezioni, e ce n'è una in particolare che sento, che mi dicono: sì, va bene Diego, belli questi NFT, però mi stai dicendo delle cose che potremmo tranquillamente fare senza gli NFT. Secondo me nel 90% dei casi non è vero, ma mi viene in mente un video che ho già visto tantissime volte, ed è del 1995, in cui un giovanissimo Bill Gates, Microsoft, viene intervistato da David Letterman, uno dei più grossi giornalisti all'epoca. E David Letterman gli dice: vabbè Bill Gates, tu, il tuo obiettivo è vendere un computer per ogni ufficio, un computer per ogni casa, perché questo era l'obiettivo nel 95 della Microsoft. E lui dice: guarda, com'è già fallito. Perché io che ci devo fare col computer? Ho la segretaria,
il computer fa qualcosa in più della segretaria? No, e quindi non mi serve. E già, e comincia un pochino. Poi gli dice, ma lo sai che mi volevano convincere a prendere internet? Ma lo sai perché? Mi hanno detto che con internet io potrei ascoltare le partite. Ma hai sentito parlare della radio? E lo prendono in giro. Bill Gates prova a difendersi, dice, sì, capisco, anche se magari la puoi salvare quella partita e sul tuo hard disk condividerla e poi riascoltarla quando vuoi. Ah, come le audiocassette. Cioè, capite, lo dico per i più giovani, quella era la normalità, non era strano David Letterman, come anche se parlavamo di dire apri una casella di posta elettronica, una delle risposte che sentivamo è ma perché c'è il fax? Che bisogno c'è di mandare una mail di posta elettronica che non so cos'è, come funziona, perché è più complesso provare a ragionare in questi termini. E solo che qualche anno dopo l'ONU, 2011, dichiara l'accesso ad internet un diritto dell'uomo fondamentale. È cambiato un po' di tempo, ma effettivamente oggi se proviamo a pensare qualcuno che non abbia internet o che non abbia una casella di posta, deve andare in un ufficio pubblico piuttosto che aprire un conto in banca. È veramente complesso. Torniamo sugli NFT. Questo qua, avete sentito parlare del Coachella Festival, quest'anno in Italia è diventato famoso perché i Maneskin hanno suonato, probabilmente il festival più di musica più importante al mondo, e quest'anno per la prima volta hanno emesso degli NFT che valgono come biglietti, per un giorno, per due giorni e per altro. E questo che vediamo invece è un biglietto, è un NFT, che vale l'accesso per due persone a vita al Coachella Festival. Capite che chi l'ha comprato non è uno spettatore del Coachella Festival, è qualcuno che ha investito, che ci ha creduto, infatti lo ha pagato migliaia di euro e naturalmente spera che continui a esistere il Coachella Festival, altrimenti e lo potrà vendere e si potranno collegare tante esperienze. Per esempio, chi ha questo NFT ha dei diritti aggiuntivi fisici, ma ogni mese può partecipare a delle dirette con degli artisti, avere in anteprima molte più informazioni. Insomma, il limite è lì la fantasia. Forse avete capito perché all'inizio vi dicevo del biglietto, perché potenzialmente l'anno prossimo il TEDx di Cremona potrebbe avere un NFT che vale come biglietto. Adesso non voglio dare una croce aggiuntiva ai volontari del TEDx di Cremona che ne hanno già abbastanza, però potrebbe essere. E per favore non venitemi a cercare tra un anno a dire Diego avevi detto che se succede o non succede, non è questa la cosa importante. Quello che penso io che sia veramente importante è Dior. No, non è una pubblicità occulta, è un'altra parola da nerd che utilizziamo, un acronimo che sta per Do Your Own Research. Perché? Perché il cambiamento arriva, lo abbiamo capito. Non importa che siano i tuoi genitori che ti obbligano ad andare da una parte opposta del pianeta, non importa se è la tua azienda che ti obbliga a cambiare lavoro o la tua famiglia che ti obbliga a fare qualche cosa o se sei tu che ti poni un obiettivo e decidi di cambiare. Quello che è importante è formarsi. Va bene ascoltare qualcuno in televisione, qualcuno su un palco, ma la cosa importante è studiare. Quindi buona ricerca.